Io conosco Renato da quando ero in fasce praticamente, perché l'amicizia, il legame, la storia comune tra mio padre e Renato Guttuso è una cosa nota. Tant'è che poi quando ero ragazzino nel 1950 lui mi fece questo piccolo ritratto e ci volle proprio scrivere a Duccio Renato Guttuso, infatti lui si mise lì puntualmente, molto diligente, mi fece questo omaggio di cui naturalmente vado fiero. L'amicizia da mio padre Guttuso fu molto intensa e durò fino alla fine della vita. I due furono intimi in tanti campi e in tanti, per aspetti anche personali, passionali. Si divertivano un mondo a cantare canzoni siciliane che conoscevano sia l'uno che l'altro. E oltre alle canzoni siciliane recitavano sonetti in dialetto romanesco, di cui mio padre era un esperto conoscitore, di Giuseppe Gioacchino Belli, e poi dopo naturalmente a recitare i sonetti che scriveva lo stesso mio padre per commentare i fatti del momento, i fatti politici o per suscitare ironia. Si deve questa amicizia familiare anche alla comune origine siciliana e quindi propriamente a mio nonno Francesco, il pittore, che gli fece da apripista quando lui aveva appena 20 anni e si introdusse nell'ambiente artistico romano e partecipò alla prima quadriennale, mi sembra nel 1931. Di lì nacque l'amicizia con mio padre, perché Renato era un po' più grande di mio padre, aveva 5-6 anni di più. Fu proprio la sua cultura, il suo impeto trascinatore a coinvolgere mio padre. Fu in un certo senso mio padre più debitore sul piano delle idee e di una certa idea dell'arte a Guttuso che non il contrario. Il mercato di Palermo ha questa caratteristica che per il luogo dove è abbastanza grande, tra l'altro, vicoli, viuzze, piazzette, ma il senso che hai è sempre che le cose ti cadano addosso, che le voci ti cadano addosso, che le luci ti cadano addosso e cammini sempre in un crepaccio. In mezzo a questa abbondanza di roba, di polli, di carne, di fegatelli, di aranci, di sedani, di tutto, insomma. Tutto ti crolla addosso. La gente ti spinge, vecchi, belle ragazze, giovinastri, ladruncoli, pensionati. Si è tutto in questi crepacci che solcano questa enorme natura morta che la Ucciria. Una cosa essenziale, cioè che la pittura è comunicazione concreta, di immagini concrete. Io credo alle cose, credo che il pittore non possa fare altro che le cose, perché conosce le cose e le trasmette. Naturalmente la pittura in sé è un'operazione magica.
Questo si può dimostrare in tanti modi. Per esempio, io quando ero bambino, e non solo io, ma anche altri bambini come me, guardavamo un pittore di carri che dipingeva su un mascellare di un carretto siciliano. Questo era un pittore che abitava proprio di fronte a casa mia. E sai, stare là davanti a vedere un uomo con un pennellino e con una tavolozzina o con dei barattolini che faceva nascere delle immagini, che faceva brillare le corazze, che dava il lampo, il bianco sul filo di una spada, oppure faceva la polvere, faceva i cavalli con la bava, era una cosa di una magia straordinaria. E anche oggi, se io mi metto a disegnare qualche volta, c'è qualcuno che mi porta un catalogo e allora io fai il disegnino di ringraziamento, e sempre vedo che la gente, appena ti vede mettere la mano su un foglio, che fai un fiore o una colomba o una testa di cavallo, è stupita come tu possa creare un'immagine allo stesso modo come puoi scrivere i cordiali saluti, insomma, ecco. Quindi c'è questo elemento magico e questo elemento di attrazione fortissima, chiaramente. Naturalmente oggi c'è tutta una serie di strumenti di diffusione della visualizzazione, per cui la pittura in sé ha dovuto ricercare più profondamente le sue ragioni di esistenza. L'uomo è bombardato da immagini, però non credo che questo abbia influito nel senso di rendere meno magica l'operazione della pittura. Bagheria, tu sei partito da qui giovanissimo, come tanti siciliani, ma sei ritornato in modo tangibile, imponendo quasi la tua presenza, con la fondazione museo che hai creato a Villa Cattolica. Io non so le ragioni per cui hai donato tanti quadri a Bagheria. A prima impressione, per dirla così schietta e non riderci, sembri il siciliano che torna ricco dall'America e vuol dimostrare ai suoi compatrioti che è diventato grande. O invece è tutt'altro. Ma intanto, guarda, l'americano di solito quando torna fa un altare alla chiesa, oppure si fa una bella casa così molto vistosa, eccetera. E questo hanno sempre fatto gli americani, i bagherioti tornati dall'America. No, io non ho assolutamente molto estraneo da questo tipo di pensieri. Io avevo un gruppo di opere mie, di amici, che stavano così, con la parte, con la faccia al muro, e ho pensato di darle al mio paese perché diventassero il nucleo di una piccola galleria comunale, che è qualcosa che può essere di vantaggio al paese. E abbiamo fatto una cosa che pare che sia buona, che ha avuto molte approvazioni, ma non c'è nessun orgoglio mio personale in questo. Io volevo lasciare qualche cosa al mio paese. A Bagheria sono legato da due cose. Una è la natura, che è quella che mi ha colpito di più. Il verde che io dipingo è quasi sempre il verde dei limoni. Viene sempre quel verde profondo, di questo verde di bronzo e verde, insomma. E poi legato al fatto che i miei morti sono tutti là, insomma, mio padre, mia madre, in questo piccolo cimitero di Bagheria. Mio padre era grimensore e io andavo spesso da bambino con mio padre, quindi la campagna la vedevo coi contadini, la vedevo nei contatti con i contadini, con lo canneggiatore di mio padre, e, insomma, legata sempre al dramma della campagna. Insomma. La formazione principale è lo sguardo verso la vita degli umili e dei diseredati del mezzogiorno. Questo è senz'altro una fortissima spinta che l'ha sempre guidato e portato ad un'idea dell'arte come testimonianza d'epoca. Questa sua visione, sicuramente partecipativa dei drammi della vita contemporanea, poi si trasformò in una scelta di vita politica che lo coinvolse
totalmente come uomo, come visione morale, nella partecipazione attiva al Partito Comunista, di cui fu sempre fino alla fine della vita seguace e sostenitore. Quel quadretto sulla Lupara, questa immagine così di questo bambino che vede un assassino. Beh, quello l'ho visto. Ero molto bambino, avrò avuto 5 anni o 6 anni. Ero al balcone a imbrunire e aspettavo il ritorno di mio padre a casa per la cena. Era già sera. E da una cantonata di fronte a casa mia ho visto due lampi, le due lampi della doppietta, tatta, due colpi e crollare un uomo. Un certo Cicco Paolo si chiamava, era un omone enorme, che cadde come un sacco. Mia madre mi afferrò e mi portò dentro subito. E poi in Sicilia la piaga della mafia c'è, è inutile stare a nasconderlo o a fingere. Io non sono il solito cretino siciliano che dice mafia, ma non è sta mafia, quando mai si è vista la mafia? La mafia c'è, non solo c'è, ma è stata esportata. È stata esportata prima negli Stati Uniti d'America, poi è tornata e poi è esportata sul terreno nazionale. Perché l'ondata di ritorno. C'è, perché tutti i rapporti politici e umani sono inveleniti dal clientelismo e sono probabilmente le cose che non fanno andare avanti questo paese, ma anzi lo fanno andare indietro. Nella cultura della Sicilia ci sono anche le catacombe dei Cappuccini a Palermo. La presenza del fato, il senso della morte. Beh, questa è una cosa anche che ci viene
dalla Spagna un po'. Ecco, ma questi... La morte è una... fa parte della vita dell'uomo mediterraneo, non, no? È una cosa con la quale si ha una certa familiarità, insomma, vero? Il trionfo della morte di Palazzo Abatellis di Palermo è stato uno dei motivi ispiratori della pittura di Guttuso. Questo grande affresco drammatico, con la morte che cammina a cavallo e falcia persone che vivono in una specie di giardino delle delizie, per Guttuso significò una specie di collegamento con il cavallo di Guernica. E lui non esclude, perché ne parlò con Picasso, che lo stesso Picasso sia stato influenzato dai trionfi della morte catalani in questa visionarietà, diciamo, dell'apparizione del cavallo della morte che falcia improvvisamente e si introduce nella vicenda umana. Il sentimento della morte, non, se non è macabro, se è solo così... un pensiero che aiuta a vivere più profondamente, perché no? Vabbè, ma in un'Italia fascista in cui c'era questo trionfo del gesto, della retorica, quasi una vita semplice, tu impostavi i quadri con dei teschi e con dei bucrani e poi sei andato avanti su quella linea. Sì, c'era la guerra di Spagna, c'erano tante cose che ci facevano pensare alla... questo pagamento di vite che si faceva. E allora il Bucranio è un po' il simbolo della guerra di Spagna, insomma. È stato anche il periodo nel quale siamo diventati più coscientemente antifascisti. Siamo passati da un antifascismo generico, da un antifascismo così sentimentale o di considerazione della situazione dei contadini e degli operai, a qualche cosa di diverso, insomma, qualche cosa di più attivo. Negli anni 36-37 lui fu molto partecipe dei drammi della guerra di Spagna. Non era però ancora maturato ad idee comuniste. Il suo fu un attraversare dall'interno il fascismo e alimentandone gli aspetti contestativi e fino al punto di arrivare a un'idea di socialismo e di comunismo che trasformò il suo originaria posizione critica verso il fascismo in una vera e propria azione, attività consapevole e cosciente di organizzazione antifascista, in concomitanza con vari gruppi diversi di intellettuali che avevano maturato lo stesso un simile fermento di critica sia a Firenze ma soprattutto a Milano, che furono convergenti in questa esperienza che metteva assieme una temperie espressionista con una tensione drammatica, sempre portando lo sguardo sempre più attento ai drammi sociali. Poi la Sicilia, sai, la Sicilia è un paese dove sono sempre successe grandi tragedie, paese di terremoti, paese di eruzioni. In fondo il mio quadro della fuga dall'Etna è una rivolta contadina, è una specie di rivolta contadina, però il tema era quello della gente che fugge durante un'eruzione. Ecco, scusa, perché praticamente questo Etna non esiste. Nel quadro? La fuga dall'Etna non esiste, quasi come un accenno di fondo. No, quasi è come gente incombenza. Che esiste, cioè, è la gente, che le persone che contano, insomma, sono l'effetto che una grande catastrofe naturale provoca su delle popolazioni che sono costrette a portarsi via i materassi e il quadro della Madonna o il ritratto del nonno, del padre, insomma. Però non è un esodo il mio quadro La fuga dall'Etna, era proprio sentito come un quadro di rivolta. Penso proprio che l'ambiente, il mondo siciliano,
popolare sia stato determinante per la formazione artistica di Guttuso. Si inizia con la famosa fuga dall'Etna, con quest'idea del migrante di un tempo, si può dire, costretto a fuggire dalla miseria, dalla mancanza di lavoro, dagli stenti. E questo stato d'animo e di condizione umana fu proprio un'impronta decisiva, accompagnata a questa accesa sensualità e espressività, potremmo dire, fortemente mediterranea nella manifestazione dell'esuberanza femminile o dell'esuberanza vegetale o delle case, i tetti di Sicilia, il mare. Insomma, tutto questo fa parte del suo abbecedario artistico che lo ha reso famoso. Poi sempre devi partire dai fatti. Io non sono capace di inventare situazioni così, insomma, e poi non mi interessa neanche di farlo. A me interessa trarre da ciò che vivo giornalmente l'elemento per dire qualche cosa sulla realtà nella quale vivo, la realtà che mi circonda. Poi naturalmente può succedere che io ho davanti il mio caro amico Rocco Catalano, questo pescatore di Scilla che vive con me ora da quasi 20 anni. Rocco Catalano fu l'alter ego di Guttuso, la sua ombra, lo seguì per decenni e l'aveva conosciuto negli anni 50 a Scilla ed era, credo, un pescatore, un marinaio di povera famiglia, e Renato lo prese con sé e lui gli fece da aiutante fino a che appunto poi la vita non li separò. Era un bell'uomo, alto, che si prestava in maniera meravigliosa alla tipologia tipica dell'uomo del sud, lavoratore. E quindi Rocco fece da posa e da modello in tanti quadri che sono rimasti. E vabbè, chi non lo conosce non può saperlo, ma se si guarda con attenzione si riconosce la figura di Rocco facilmente. E allora tutto lui, se faccio un ritratto a lui e c'è la rivolta algerina, diventa un algerino, se sono le rivolte dei minatori nelle Asturie diventa un minatore asturiano, diventa un po' tutto, ma queste cose le fai passare su ciò che ti è più familiare, su ciò che ti è più vicino. E questo riguarda anche la natura morta, questo riguarda anche il paesaggio, riguarda un po' tutto quello. Tu dipingi quello che hai davanti, quello con cui sei in intimità, quello con cui sei così, che conosci bene perché ci stai sempre insieme. Ma questo non è una oggettualità pura, non è un modo di vedere il mondo come una oggettualità immobile. No, negli oggetti, nelle persone, nelle cose si riflette quello che è il movimento generale della realtà, se uno ha la capacità di farlo riflettere, certo, uno tenta, qualche volta ci si riesce, qualche volta, anzi, quasi mai si riesce, comunque sempre lo si tenta. Si è parlato di scoperta della metafora nel Guttuso del 65. Ma già in pieno regime fascista c'era in te la previsione della metafora, perché il bucranio diventava un discorso sulla guerra di Spagna, perché fucilazione in campagna diventava l'assassinio di García Lorca. È che io credo che la vera metafora sorge sempre dall'analisi e dall'attenzione che si presta alle cose. La metafora non è mai un pregiudizio, un precedente, non viene prima, non ti metti in testa di fare la metafora di qualche cosa, perché se ti metti in testa fai niente, insomma. Forse letteratura, ecco. Anche un letterato, anche in un letterato la metafora nasce dalla sua intimità, dal suo rapporto con le cose e con i fatti. È più bravo letterariamente, più è capace di farla risultare coperta la metafora, insomma, non esplicita. Ossia Vittorini, per esempio. Ecco, tu sei stato vicinissimo a Vittorini. Sono stato molto amico di Vittorini, è stato uno dei miei più cari amici. Ecco, noi siciliani quando
siciliani di un certo tipo si trovano tra loro. Vittorini era veramente un uomo molto amabile, un uomo che aveva una grande dolcezza e una grande violenza dentro di sé. E personalmente era un uomo di un fascino straordinario. Abbiamo litigato, discusso, ci siamo scritti lettere amorose, lettere di polemica violentissima, ma siamo stati veramente molto amici fino all'ultimo, fino alla sua morte. In alcuni quadri della serie autobiografica tu ricordi in modo drammatico il senso di ineluttabilità della guerra e della catastrofe imminente. Dal rogo dei libri all'incendio della cancelleria apostolica. Un dittico che impone la figura del paracadutista tedesco, c'è la previsione della rovina. In fondo noi abbiamo vissuto il preludio della guerra, la nostra giovinezza è stata, da che c'è stato il fascismo, la guerra era incombente, nel 35 ha fatto la guerra d'Africa, poi ha fatto la guerra di Spagna, e erano tutti segni che questa struttura politica non si poteva reggere senza la guerra, e questa era nell'aria, indubbiamente. E poi anche la situazione generale, la situazione culturale, eravamo sempre sotto possibilità di essere richiamati alle armi e eravamo, quindi non avevamo possibilità di avere il passaporto, non si conosceva nulla di quello che era stato il grande movimento liberatorio della prima avanguardia, dell'avanguardia europea, non sapevamo niente, la gente della mia generazione sapeva quasi nulla, insomma, no. Senti, direi come base della resistenza e anche dell'impegno tuo politico preciso c'è la crocefissione, quella diciamo quella del premio Bergamo, diciamo del 42. Ora effettivamente legata, veduta nell'epoca fascista così, era veramente un urlo contro... quello è un quadro che io ho cominciato nel 1940, poi fui richiamato e l'ho finito nel 41, durante una lunga licenza di convalescenza che ebbe. E poi fu esposto al premio Bergamo nel 42 mi secca perfino ripeterlo, perché se ne è parlato tanto di questo quadro allora. Ebbe molte, molte difficoltà il quadro, molte traversie. Farinacci si chiamavano, disse, sì, giudeo, sì, massonico, sì. Che disse? Sì, c'erano le solite formule farinacciane, insomma, queste formule idiote che adoperavano contro tutti quelli che non erano sulla linea della celebrazione di questa imbecillità che era il loro regime. La resistenza è stata una cosa molto seria, è stata molto seria non solo per quello che ha significato per la massa di operazioni di guerra che sono state fatte durante la resistenza, per le repressioni feroci e spietate, ma è stata una cosa molto importante soprattutto per il modo capillare in cui si è diffusa, le piccole azioni, la signora che portava il materiale nella carrozzella del bambino o cose di questo genere, insomma, che la portiera che non denunciava la persona che andava a dormire, insomma, ci sono state tutta una serie di questi fatti che dimostrano che la resistenza fu un fatto di popolo, non fu solo un fatto di avanguardia. Diciamo che proprio durante la resistenza tu non facesti quasi niente come pittore. Poco, niente. Quadri, niente, nessuno. Ho fatto i disegni al Gotham Tunes. Ecco, e poi viene fatto fuori... i disegni perché in due tre posti dove andavo a dormire la notte, e qualche amico, subito dico il nome, che è Terenzi, Americo Terenzi, mi aveva... Amerigo e Fernando, tutti e due fratelli, mi avevano comprato degli inchiostri di china così in modo che io la sera potessi lavorare, e lavoravo. E poi per un certo periodo ho dormito nella redazione di una rivista e lì c'era del materiale, c'erano degli inchiostri, delle matite, dei fogli, ho fatto questi disegni. Sì, questa e sono nati così, questi disegni sono nati poi ogni tanto, naturalmente mi dovevo assentare per ragioni di lavoro
politico, diciamo. Quindi non c'era molta continuità. Poi quando ci fu la liberazione andammo a raccogliere un po' questi disegni qua e là dove si trovavano. E abbiamo fatto una prima edizione che poi i disegni in parte sono spariti, sono stati rubati. Qualcuno però... ce l'ho. Subito dopo la liberazione, per gli artisti della tua generazione ci fu un periodo di estremo fervore, sia artistico che politico. Avidità di conoscere quel che prima era vietato, volontà d'azione e anche tanti, tanti manifesti. Il discorso del gruppo di corrente, che era stato affossato solo esteriormente dal fascismo nel 40, sembra proprio riprendere col fronte nuovo delle arti del 48. Ma poi c'è la scissione e l'arrivo al realismo socialista. Beh, questo è un po' schematico, è un po' quello che si legge un po' nei manuali, di dire prima c'è stato corrente, poi il neocubismo non è stato un fatto solo mio, ma un fatto a cui hanno partecipato, neocubismo è molto imprecisa anche la formulazione, sì. Ma hanno partecipato a questo sia Morlotti che Virolli, che altri giovani, però era la continuazione, diciamo, di corrente in fondo. Noi abbiamo interpretato e così cercato di precisare un certo nostro spontaneismo linguistico che era caratteristico di corrente, di dipingere meglio, di dipingere con più ordine, con più precisione. È stata una battuta d'arresto, però è stato interessante che lo si abbia fatto. In realtà le cose più importanti avvennero, a mio parere, avvennero quando si ruppe il fronte nuovo delle arti, cioè quando all'interno di questa formazione, che era proprio un fronte, perché c'erano degli artisti che la pensavano molto diversamente e che facevano delle esperienze molto diverse tra loro, da Turcato a me, a Birolli, a Leoncillo, quando avvenne la rottura, avvenne su quello che viene chiamato il neorealismo italiano. Io personalmente ho sempre rifiutato questa formula, così come ho rifiutato per l'esperienza italiana la formula del realismo socialista. Era qualche cosa che si avvicinava al realismo, qualche cosa che si avvicinava, cercava di avere un contenuto socialista, ma il neorealismo secondo me è una cosa che riguarda il cinema e una certa letteratura, ma non la pittura. Dove noi abbiamo cercato di dire le cose un po' più precisamente, anche rinunziando alle esperienze culturali che si erano fatte fino allora, cioè mettendole da parte, cerchiamo di fare qualche cosa di direttamente utile, qualche cosa di direttamente impegnato. Quindi c'era in fondo la parola sembra buffa, ma una profonda umiltà. Sì, senz'altro. Ecco, umiltà che viene però, io adesso così a freddo dicendo, ci fu un attacco su Rinascita di Togliatti che rasentò quasi, insomma, l'arroganza, la volgarità. No, Togliatti, Roderigo,
probabilmente era Togliatti, perché questo corsivo non era sempre lui che lo faceva, però il corsivo firmato Roderigo di solito si attribuiva a Togliatti. Togliatti fece una nota piuttosto critica nei confronti di una mostra che si tenne a Bologna, dove, alla quale partecipavamo tutti noi, e la nota era dura, indubbiamente. A questa nota però noi rispondemmo in un numero successivo di Rinascita. È molto curioso che tutti citano la nota di Roderigo, però nessuno cita la risposta che abbiamo dato noi, nella quale si accettavano alcune delle critiche e se ne respingevano delle altre. Si chiedeva anche la possibilità di fare delle ricerche, che ci lasciassero un po' fare. Il 48 fu un anno drammatico, notoriamente. Ci fu l'attentato a Togliatti, ci fu il Partito Comunista fuori dal governo, si irrigidì la famosa cortina di ferro dei paesi comunisti e una pressione forte che veniva dalla impostazione staliniana di chiusura ideologica. A questo Togliatti non oppose la dovuta resistenza. E quando ci fu la mostra del Fronte Nuovo delle Arti, che tendeva a raccogliere in una visione più unitaria artisti di varie tendenze, più propensi a una versione realistica, ci fu questo corsivo non firmato, molto violento, che parlò di scarabocchi incomprensibili. Il corsivo apparve, era la rivista di Rinascita diretta personalmente da Togliatti, quindi Togliatti ne porta la piena responsabilità. E a questa intemerata Guttuso e un gruppo di artisti che si sentì profondamente toccato rispose con una lettera a cui questa volta Togliatti, firmando, rivolse la critica moderando i toni e cercando di addolcire la reprimenda, che in realtà rispondeva ad un invito a dischieramento ideologico senza equivoci a favore dell'URSS e della propaganda anti-americana e anticapitalista, insomma, diciamo le cose come stanno. Gli artisti di sinistra subirono questa reprimenda, ma al tempo stesso seppero mantenere ferma l'idea che non si poteva dare uno sviluppo progressista e democratico senza sapere utilizzare e fare andare avanti e maturare i valori dell'arte moderna. E di lì a qualche anno si sarebbe poi arrivati alla formazione della rivista culturale di impostazione marxista ma più aperta, che si chiamò Il Contemporaneo, diretta da mio padre Salinari e di cui Guttuso fu parte integrante. In quel momento c'era anche un attacco violentissimo da parte, diciamo, del settore conservatore. Era l'epoca della guerra fredda. L'attacco era del settore conservatore, che però si presentava sia come settore conservatore sia come avanguardia. Sì, e ancora noi oggi paghiamo quel falso avanguardismo di allora, che si rifiuta di capire che in fondo, se noi avevamo fatto quell'operazione lì, l'operazione, diciamo, realista o neorealista o pararealista o quello che sia, e questo rispondeva a un'esigenza, non era una velina del Ministero della Cultura Comunista, no, era qualcosa che sentivamo di dover fare in quel momento, tanto che Vittorini, che allora non era d'accordo con noi, anzi eravamo molto in contrasto su questo punto, quando poi scrisse su di me molti anni dopo, definì questo periodo, questa esperienza fatta da me e da altri artisti assieme a me, lo definì un momento di catarsi, un momento di purificazione.
un momento nel quale noi avevamo affrontato qualche cosa di difficile, di non allineato, per pulire le nostre capacità e le nostre possibilità, per toglierci le remore di un avanguardismo formalistico e inutile. E effettivamente fu questo, infatti io sono contentissimo di aver fatto i brutti quadri che ho fatto in quel periodo, perché onestamente era giusto che io li facessi, non ho nessuna... Ho fatto dei brutti quadri, ma non quadri di quali mi debba vergognare. Bisogna mai dimenticare che in Guttuso funzionano tre cose: la pittura, la cultura, perché era un uomo molto colto, e la passione politica. Questa sintesi è rara. Facendo un quadro come I funerali di Togliatti, veramente senti il desiderio di dipingere tutto il popolo che c'era a quei funerali, che furono una straordinaria manifestazione di popolo. E io ho messo alcuni ritratti. Mettere dei ritratti, dare a loro una funzione, un luogo, un posto, e metterli in rapporto con il popolo, fonderli in mezzo al popolo, in mezzo alla gente, e cercare anche nelle figure anonime, nelle figure che non hanno nome, nella donna che piange, nel bambino che saluta, nel giovane operaio sulla impalcatura, cercare di fare dei ritratti di tante persone, così insomma, che non erano solo esponenti della cultura o della politica, insomma. Appunto perché attraverso questi ritratti inseriti nella folla, inseriti in questa massa di gente, riuscissero un po' a personalizzare questa folla. Considero I funerali di Togliatti una grande opera d'arte che è in perfetta continuità con lo spirito, la tensione, il dramma e anche la vita intima dell'artista Guttuso, che aveva da una parte una forte tensione spirituale e dall'altra una volontà di essere sempre partecipe e testimone del suo tempo. Da una parte c'è il dramma, il dolore del singolo uomo del popolo che viene rappresentato nelle forme di raccoglimento e anche di tensione di fronte all'evento luttuoso. Dall'altra c'è questa specie di teoria di incedere di figure che si accavallano e che mettono insieme la storia, il tempo. È una specie di collage delle passioni che hanno coinvolto Guttuso, quindi non sono solo una vicenda individuale, ma sono il tentativo di dare l'espressione a uno stato d'animo collettivo. Sì, no, ma vorrei una giustificazione a sti fiori. Beh, così, che sono popolari, sì, no, sono molto troppo lontani da tutto il resto. Si intravede la sofferenza del mondo che la povera. Sì. Mi pare che il quadro riveli una formazione leninista in questo senso, cioè il movimento operaio nel quadro è rappresentato dai suoi capi, cioè voglio dire, lì il problema è il partito, il movimento operaio si trasforma immediatamente nel partito. Per questo io dico concezione leninista, mi pare che su questo non ci siano dubbi. Secondo me il quadro è appunto di tono edificante e si pone in maniera storica, insomma. Una persona che si confronta con questi funerali di Togliatti, una persona che vede la figura di Togliatti, però quando comincia a girare l'occhio e comincia a vedere tante altre figure, questi leni ripetuti, poi tante altre, per cui non c'è un culto della personalità ben accentrato. C'è soltanto questo movimento operaio, queste persone che si ritrovano in un momento. Ecco, questo a me sembra il fatto epico e che personalmente mi ha commosso, come penso che abbia commosso i compagni, perché tutti ne sono rimasti in qualche modo colpiti. Così, dal punto di vista sentimentale, quindi
anche abbastanza così astratto un giudizio di questo genere, francamente non mi ha dato, cioè non mi sono ritrovato dentro questo quadro. Per me il quadro dà un'idea essenzialmente così agiografica, cioè non si confronta con quella che è la realtà attuale anche, che è molto diversa, credo. Il fatto di scegliere un determinato tema, e quindi vabbè un tema popolare come potrebbe essere la morte di Togliatti oppure un altro momento di lotta, quindi il Maggio francese, può essere sufficiente? Cioè vabbè, è evidente che Gotuso ha fatto uno sforzo anche su se stesso, è un'opera che lo avrà impegnato molto anche da quello che dice lui stesso, però cioè può già essere rivoluzionario il fatto di scegliere un determinato tema, oppure non c'entra niente. Io adesso però vorrei portarti un secondo su Di Vittorio, perché credo che sia una persona che tu forse amavi e sentivi molto. Di Vittorio era un uomo straordinario, è inutile che lo ripeta io, lo sanno tutti, insomma era uno che parlava in un modo, lo capivano tutti, parlava agli operai veneti, ai braccianti siciliani con lo stesso linguaggio, e li commuoveva e li prendeva e convinceva, insomma era un grandissimo uomo. Vorrei ricordare un piccolo episodio con Di Vittorio, per dirti anche come questa concezione così pesante e dogmatica del realismo socialista non esistesse in noi allora, neanche allora. Mi fu chiesto un disegno per un primo maggio. Telefonò la segretaria Di Vittorio, il segretario Di Vittorio mi disse: senti, faccio un disegno così per l'unità. E io feci un disegno di una mano che teneva un garofano. Poi fu stampato a due colori. Di Vittorio lo incontrai qualche giorno dopo. Mi venne incontro subito con un grandissimo entusiasmo, cioè tu non sai che cosa bella hai fatto, non potevi fare una cosa migliore per indicare la festa dei lavoratori, per solo una mano che era lo strumento col quale si lavora, insomma l'arto col quale si lavora, è un fiore. E lui questa cosa le capiva come nessuno, guarda. L'attenzione verso la pittura di Picasso inizia negli anni 30, durante la guerra di Spagna e con la realizzazione di Guernica, che diventa un punto di riferimento figurativo ma anche rappresentativo del dramma umano costituito dalla guerra. Questa drammaticità porterà Guttuso a esercitarsi, a in qualche modo immedesimarsi in quel tipo di stilemi, tant'è che c'è tutta una sua produzione simile o paracubista tra gli anni 45 e 47. Dopodiché tra lui e Picasso si stabilì un'amicizia personale. C'è un disegno che io qui ho, che lui ha fatto a Picasso mentre assiste al congresso dei partigiani della pace a Roma, e questa amicizia personale lo ha accompagnato durante tutta la vita di Picasso, che era un po' più grande di lui ed era anche in un certo senso il suo maestro di impostazione stilistica. Picasso è stato maestro di tutti, anche di quelli che non lo dicono, sai, che fingono di ignorarlo, anche di quelli che lo combattono, ma la chiave di tutto un modo di pensare e di vedere oggi si ritrova in Picasso. Io vorrei chiarire un momentino, se è praticamente una specie di guida, di didascalica per capire Picasso oppure è un atto d'amore? Beh, è un po' tutte queste cose, è un atto d'amore, prima di tutto, e poi anche un po' saggistico, un po' saggistico. Intanto una delle cose che viene fuori, io queste, non ho fatto interpretazioni di Picasso, ho copiato dei pezzi di quadri di Picasso e li ho accostati secondo un criterio mio. E naturalmente io copio con le mie mani, quindi viene fuori la mia mano, ma non volontariamente. Io la mia volontà era di essere molto fedele al reperto picassiano che mi ponevo davanti. Poi l'ho organizzato questi reperti in un discorso diverso.
al quale la prima cosa che risulta è che di tutte le maniere cosiddette, di tutti i periodi di Picasso, stanno benissimo insieme e non c'è, dalle cose blu alle cose, diciamo, per capirci, più espressioniste, non c'è nessuna differenza. Uno dei tuoi quadri giovanili è Donne di Palermo. Da allora la figura femminile ricorre in mille modi e in mille forme nella tua produzione. Che cosa vuol dire nudo per te? Che differenza c'è fra sensualità e erotismo? Ma io trovo che tutte queste cose ci sono in un uomo. Un uomo ha la sua sensualità e anche una propria concezione dell'erotismo. E poi la figura umana nuda è bella, è più vera, è più autentica. Naturalmente noi non facciamo una pittura di tipo idealistico, di tipo così che prendiamo il seno di una tale fanciulla, l'anca di un'altra, l'ombelico di un'altra, lo mettiamo insieme in una specie di bello ideale. Ma anzi, quanto più una figura è dipinta come essa è, una persona è dipinta nella sua vera intimità, quando cessa di essere modella e diventa una persona nuda, sdraiata su un divano, seduta su una sedia o che cammina, tanto più se ne coglie la verità e l'essenza. Io trovo che una persona nuda è più vera che una persona vestita. E poi è bello, insomma, no? L'artista cerca la bellezza. Quando vedi una cosa bella, ti viene voglia di farla, di riprodurla, di comunicarla, di trasmetterla agli altri. Ma l'erotismo, ci sono tante forme, tanti modi di esprimerlo, insomma. È sempre la poesia che riscatta tutto, perché se uno riesce a tradurre in poesia, ha fatto il suo dovere. A un certo momento hai affrontato proprio, direi, un po' da sempre, ma in modo più, forse più particolare, in questi ultimi tempi, il rapporto con la società, direi anche la società di consumo, la società in cui vivi, in cui ci sono certe cose. E in questa società c'è Sodoma e Gomorra, un quadro che io ritengo abbastanza brutto, ti confesso, però che è sconvolgente per certe cose, perché si ritiene c'è dentro una tragedia di questa nostra società. Ma quello sempre, cioè, non è che si fa un tema storico, è un'occasione. Tutta la serie delle figlie di Lot e poi della distruzione di Sodoma non sono state fatte con l'idea di fare un mito biblico, ma perché il mito ha la forza di ripresentarsi sempre come attuale. Un vero mito, se un mito serio, una leggenda, tocca profondamente, in quanto chiunque lo legge ci ritrova degli elementi attuali. Una città corrotta che viene distrutta dal fuoco è una voglia che viene oggi di vedere una città corrotta, distrutta dal fuoco, insomma. Guttuso fu un uomo di forti passioni e quindi, come fu di forti passioni, fu anche altrettante delusioni e illusioni. E per capirlo basta pensare a questo piccolo acquarello che dette a mio padre, dove si vede Mao Zedong a cavallo di una tigre, e ripetere il famoso proverbio cinese: chi cavalca la tigre non può scendere. Cioè, nelle avventure della vita, quanto più queste avventure sono pericolose, come quelle della tigre, e tanto più bisogna sapere andare avanti e abbandonarsi al destino. Ecco, questa visione un po' drammatica e al tempo stesso fatalista può rappresentare il pensiero, lo spirito di Guttuso meglio di tante altre cose. Un artista è quello che è e quindi non cambia, però desidera sempre cambiare, desidera sempre andare avanti, desidera sempre arricchire il proprio mondo, precisarlo. E invecchiando, andando avanti negli anni, ti capita di perdere alcune cose che avevi nella giovinezza e di acquistarne altre, come in tutto nella vita. Ora, io in questi ultimi anni, mentre prima avevo una specie di frenesia di fare, di dipingere molte opere, dipingo molto meno quadri, e ogni anno ho dipinto un quadro grande, un quadro abbastanza impegnativo che mi
impegnasse per tutta l'estate. Insomma, forse uno dei quadri più riusciti, in un certo senso, è questo che si chiama Le Notizie. Io avevo cominciato questo quadro molti anni fa, e poi lo avevo lasciato interrotto perché non andava. Ed era nato come un'edicola, cioè era nato come un tranche de vie, insomma, come un pezzo della vita contemporanea che è l'edicola, il rapporto dell'uomo che compra il giornale, che lo legge, eccetera. Però questo quadro invece ha subito una grossa trasformazione, cioè senza che io lo volessi o lo sapessi, a un certo momento è entrato in un'altra zona. Da essere un'edicola di giornale, il quadro si è fuso con i fatti, cioè prendi il giornale e vedi che ci sono state delle fucilazioni in Corea, che ci sono state dei massacri in Algeria, che ci sono... Ora, la notizia trasmessa dalla carta ha un suo tipo di presa, e invece ho cercato di mettere a fianco l'uomo che legge la notizia sul giornale e poi il fucilato accanto, capisci? E questo dà un senso diverso al dipinto. Nello stesso tempo, nello stesso quadro, nello stesso dipinto c'è la rappresentazione del fatto e la mediazione del fatto che avviene attraverso la lettura sulla stampa. Non so se è troppo complicato quello che ho detto. No, ma insomma, è complicato perché vuol dire che le idee mie non sono chiarissime su questo punto, però io ho voluto dare la sensazione, la verità è la notizia e la verità messe accanto. E questa strada scala che tu hai messo nel quadro, questa strada scala era libertà, perché futuro. Ci sono sempre i due significati. Tu puoi pensare che questa scala è una scala che porta a una stazione sotterranea della metropolitana dove c'è un'edicola, cosa abbastanza frequente a Parigi, a Londra, dovunque c'è una metropolitana che funziona bene. E può essere anche la scala attraverso la quale uno se ne va dal sottosuolo e se ne va verso l'aria pulita, no? Verso la notte con le stelle, no?